Amici di tutto tanto, buongiorno. Oggi siamo a Siderno di Reggio Calabria. Oggi parliamo di tradizioni della Calabria e lo facciamo raccontando la storia di un matrimonio, di come si vive l'emozione e di come si celebra un matrimonio in Calabria. Quindi seguite le nostre telecamere perché oggi racconteremo la storia di Antonio e di Iole. Quindi li seguiremo dalle preparazioni in casa, li seguiremo in chiesa, li seguiremo in sala e quindi vi racconteremo tutto ciò che avviene in un matrimonio in Calabria. Seguiteci. Siamo a casa dello sposo, amici di tutto tanto, noi adesso saliamo e andiamo a trovare lo sposo. Naturalmente lui non sa ancora nulla della nostra presenza, noi adesso saliamo e vi racconteremo ciò che succede il momento prima degli sposi. È permesso? Buongiorno, sto cercando Antonio. Ti stai cambiando, Antonio? Un po' di emozione, qua stiamo beccando Antonio ancora prima del matrimonio, ancora prima che si così termini di vestirsi. Antonio, sei emozionato? Un po' sì. Anche della nostra presenza, non te l'aspettavi? Esatto, allora noi siamo della televisione, siamo venuti qua, abbiamo fatto una sorpresa a te e naturalmente adesso la faremo anche alla tua sposa, alla tua futura sposa. E allora, sei emozionato? Abbastanza. Sei pentito? No. Convinto? Sì, al 100%. Ancora sei in tempo, No, no, ormai è fatto. Ormai il pranzo è pagato, le bomboniere sono fatte, affrontiamo questa avventura. Con serenità e felicità. Bene, senti un po' Antonio, raccontiamo ai nostri amici che ci vedranno in televisione, com'è successo, diciamo, il vostro amore, com'è nato il vostro amore? A mare, in estate ci siamo conosciuti a mare. Quindi a mare, Galeotto fu il mare, insomma. Da quanti anni conosci la tua futura moglie? Dal 2008. Quindi sono 6 anni di fidanzamento. 5 anni più o meno che ci siamo conosciuti, un annetto e poi ci siamo fidanzati. Quindi oggi sei contento? Sì. E non vedi l'ora di sposarti, quindi mettiamo questo cappio al collo. Sì. Questo anello al dito. Sono spezzato con queste macchine. Comunque. Noi aspettiamo adesso, ti lasciamo adesso vestire, ti aspettiamo dopo e naturalmente tra qualche minuto andremo anche dalla tua futura sposa. Va bene. Dopo aver parlato con lo sposo, con il futuro sposo, abbiamo la mamma dello sposo che è una donna veramente che illumina il suo volto con un vestito meraviglioso, con una grande eleganza. Signora, lei è emozionata? Abbastanza, sì. È il primo figlio che sposa? Il secondo. Il secondo, quindi l'emozione raddoppia, dopo il primo si raddoppia. Sì, c'è sempre. Complimenti a un bel vestito. Signora, possiamo dire ai nostri amici dove ha acquistato questo bellissimo vestito? È stato dal negozio Temptation. Bellissimo negozio, sono bellissimi vestiti. Dove pure ha comprato il vestito della sposa. Quindi sposo e sposa, insomma tutta la famiglia, tutta la parentela avete scelto Temptation Gallery. Sì. Bene, signora, parliamo un attimo di questa meravigliosa giornata. Suo figlio ci ha raccontato qualcosa. Ci ha raccontato suo figlio che 6 anni fa ha conosciuto sua nuora, la sua futura nuora, e naturalmente da allora in poi è nato questo grande amore che oggi convola a nozze. Sì, è così come ha detto lui e siamo felicissimi. Ci parli un po' da suocera della sua futura nuora. Sono contenta che mio figlio ha scelto una ragazza così, anzi è una bellissima ragazza fisicamente, ma è anche una ragazza che ha studiato, si impegna molto col lavoro, è una ragazza che sicuramente vuole tanto bene mio figlio.
Bene, signora, noi la lasciamo con la sua emozione, con la sua bellezza, con la sua eleganza e naturalmente le diremo che ci vedremo più tardi con le nostre telecamere perché seguiremo costantemente, monitoreremo il matrimonio di suo figlio. È stata proprio una sorpresa, quindi scusate se io... Le nostre telecamere hanno deciso di fare una sorpresa a questi due ragazzi. E noi siamo contenti, va benissimo, grazie. Dopo la mamma, anche il papà del futuro sposo. Emozionato? Ma è una cosa molto, molto meravigliosa. Così ci togliamo i ragazzi, si fanno un avvenire loro. Si sposano, l'abbiamo cresciuti come hanno fatto i nostri padri. E noi facciamo questa una catena che gira per tutto il mondo. Auguriamo il bene per tutte le coppie. Sua moglie diceva che questo è il secondo figlio, quindi raddoppiamo l'emozione. Si raddoppia l'emozione perché mi tolgo il maschietto che è un pochettino che ci teneva un pochettino che si voleva aprire la famiglia, è arrivato il momento giusto. Quindi è arrivato il momento del distacco dalla famiglia madre per crearsene una. Ha altri figli oltre questi due o sono? Abbiamo terminato quindi con i matrimoni e adesso invece vedremo l'evolversi dei nipotini. I nipotini allora vengono dal nonno e dalla nonna. Bene. E questa è una cosa molto bella. Noi le auguriamo tanta felicità come nonno, come padre dello sposo. Grazie. E naturalmente sappia che le nostre telecamere di tutto tanto saranno presenti nel vostro matrimonio anche quest'oggi. Grazie. Per farlo vedere a tutti i nostri amici calabresi e siciliani. Siete una compagnia meravigliosa e vi auguro molto successo. Il piacere, con il cuore. Il piacere è nostro nel seguire questo evento quest'oggi insieme a voi. Grazie, grazie, grazie a voi e a tutti quanti voi altri che lavorate per questa cosa, perché noi in Calabria abbiamo bisogno. Bene, adesso proviamo a entrare a fare la sorpresa alla sposa, alla nostra sposa che oggi convola a nozze. Signora, buongiorno, stiamo cercando la sposa, la futura sposa. È sua figlia? Sì, è mia figlia. Bene, ci accompagna? Salve. Buongiorno, questa... eccoci qua. Ciao, buongiorno, bentrovata, Alberto. E allora, Iole, ti abbiamo catturato nel momento più critico della situazione perché siamo in fase di preparazione. Siamo già stati dal tuo futuro sposo, abbiamo già chiacchierato con i tuoi suoceri, con i tuoi futuri suoceri, adesso siamo qui. Sicuramente non ti aspettavi la nostra visita. No. Noi siamo ovviamente di Telespazio TV. No. Quindi siamo qui per oggi a riprendere il tuo matrimonio, il vostro matrimonio, tuo e di Antonio. Quindi quest'oggi le nostre telecamere saranno ovviamente col fiato, il fiato sul collo vostro, perché saremo a seguire tutto l'evento. Bene, emozionata? Tantissimo. E allora, raccontaci qualcosa di questo meraviglioso preparativo. Allora, questi preparativi sono stati tanti, belli, stancanti, emozionanti e non vedo l'ora che passino queste due ore. Naturalmente vediamo un abito meraviglioso, sì. Tra poco lo vedremo indosso a una bellissima modella. Sono stati gli Swarovski, quindi non so se si vedono un po' dappertutto, mi piacciono, quindi sì. Creano luminosità al tuo volto. Luminoso, sì, un vestito luminoso. Possiamo dire dove hai preso il vestito? Sì, il vestito l'ho preso dalla Temptation Gallery a Palmi. Quindi un abito ricercato, particolare, che ovviamente una boutique come Temptation Gallery poteva ovviamente... Ho trovato ospitalità, cordialità, disponibilità e una scelta eccellente, quindi non ho avuto problemi. Infatti oggi con me c'è Cinzia, la mia assistente, mi aiuterà lei a prepararmi al meglio. È stata mandata da Temptation Gallery, quindi già da questo infatti saremo tranquilli che la sposa sarà perfetta.
che la sposa sarà impeccabile, quindi le nostre telecamere non faranno altro che riprendere la bellezza del vestito abbinata alla bellezza della sposa che oggi avremo. Grazie. Noi ti facciamo una domanda di rito, parlaci però in maniera molto breve di come hai conosciuto tuo marito, il tuo futuro marito, e descrivici qualcosa insomma della vostra storia. Allora, io Antonio l'ho conosciuto in spiaggia, al mare, veramente non sapevo nemmeno che fosse qua di Siderno perché pensavo fosse un turista. Poi ero con una mia amica e ho chiesto, ma tu conosci questo ragazzo? E lui mi ha detto sì, dice un ragazzo qua di Siderno, e quindi poi il tutto è nato un po' così. Eravamo vicini d'ombrellone, quindi all'inizio è stata una questione di sguardi, saluti, chiacchiere, poi lui mi ha chiesto il numero, abbiamo iniziato a sentirci, ad uscire insieme, e un po' così, un po' alla volta. Quindi Galeotto fu la spiaggia. Sì, Galeotto fu la mamma che scelse quell'ombrellone per me, perché io ero fuori all'università. Gli ho detto, mamma, quando io ritorno a casa, ho detto, io voglio un ombrellone affittato in un lido, perché così ho la comodità di potermi rilassare questi 15-20 giorni. Quindi la mamma l'ha scelto l'ombrellone. Quindi la mano del destino è stata la mamma. È stata la mamma, sì, è stata la mamma, indubbiamente. Perché l'ombrellone era proprio quello nella fila prima di Antonio. Adesso ti faccio un'ultima domanda, perché poi avremo modo di risentirci e di rivederci con le nostre telecamere. Parliamo adesso, tanto non ci ascolta nessuno, parliamo dei tuoi suoceri. Allora, sono delle persone fantastiche, cioè io mi sono trovata sempre bene con loro, cioè mi sono subito sentita parte della famiglia, cioè non ho mai avuto problemi, cioè già dall'inizio comunque loro mi hanno fatto sentire, cioè, parte integrante della famiglia, un rapporto bellissimo con tutti. Ovviamente ho più confidenza, cioè, con mia suocera, tra donne, diciamo, si sa, cioè è normale. E ho un bellissimo rapporto con mia cognata, e poi c'è la piccolina di casa, non so se avete visto. La mia damigella Emily, che è l'amore di zia. L'abbiamo già vista, era tutta pronta, ghindata, e aspettava ansiosamente che la zia si sbrigasse. Guarda, allora facciamo una cosa, Iole, noi adesso andiamo via, ti lasciamo preparare, perché avremo tempo per riprendere la bellezza dell'abito abbinata alla tua bellezza, per cui saremo il vostro fiato sul collo, saremo la vostra scia quest'oggi a riprendere questo evento. Ok, grazie mille. Grazie a te. Grazie. Wonder why it don't move, trying to get in. Watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face. But then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. Abbiamo parlato con lo sposo, abbiamo parlato con la sposa, adesso parliamo con chi aiuterà a vestire la sposa. Quindi abbiamo Cinzia di Temptation Gallery. Buongiorno. Allora Cinzia, parliamo intanto di quest'abito. Io attualmente lo vedo qui adagiato sul letto. Sì, abbiamo... Lo sto sistemando un pochino prima di... Visto e descritto dalla futura sposa, parliamo di tanti bei Swarovski, sì, parliamo di un abito lavorato molto particolare. Esattamente. È una gonna in tulle di pura seta e un corpetto tutto di Swarovski puro, Swarovski di gioielleria, quindi preziosissimo, molto prezioso nel mondo della sposa. Un abito molto romantico, diciamo particolare, ecco, nel suo gusto, non per molti. Esatto, ascolta un po', Cinzia, mi dicevi prima che dell'intervista che avete l'abitudine a Temptation Gallery di seguire la sposa, quindi l'hai curata sicuramente prima dell'evento e la curi anche oggi qui a casa, continuando finché tutto possa andare per il meglio, naturalmente anche nel momento della chiesa e di seguito. Sì, la seguiamo dal primo giorno che è venuta, quindi la scelta dell'abito, ha provato tanti abiti, poi è arrivata la sua scelta ovviamente, e noi è un servizio che svolgiamo noi ragazze che lavoriamo al Temptation Gallery, dove andiamo a vestire la sposa e la seguiamo nel giorno del matrimonio fino alla fine, finché non esce da casa, in modo che tutto sia perfetto e che lei sia al massimo della perfezione.
E dello splendore, dato che c'è lo splendore degli Swarovski, anche quello della ragazza, che ha un viso molto solare, molto bello. Comunque un rapporto di amicizia quando si segue una sposa, quindi è una scelta importante, quindi si crea un binomio, insomma stiamo bene, scherziamo, ridiamo, quindi lei sfoga un po' tutti i suoi pensieri e noi siamo lì apposta per aiutarla proprio nel giorno più bello della sua vita, deve essere il giorno più bello della sua vita, quindi cerchiamo di fare il massimo con tutti i modi gentili e possibili. Anche perché è un momento di alta tensione, soprattutto per la sposa più che lo sposo. Assolutamente sì, più per la sposa che per lo sposo, di grande emozione, ma certe volte emozione anche per noi, ripeto, perché poi si crea un bellissimo rapporto con la cliente che viene, quindi si segue dal primo giorno le prove, tante cose veramente, e si crea proprio una bella amicizia. Quindi si crea un rapporto di amicizia e di stima reciproca. Assolutamente sì, noi dopo il matrimonio tante spose tornano, ci vengono a salutare, rimane con tante un rapporto di amicizia, questo sicuro. L'ultima domanda, quante spose hai così seguito nell'arco della tua carriera? Io non le ho mai contate, sono con la loro azienda, io lavoro da 18 anni, quindi sono parecchi anni, però sono tante spose, io non riesco a contarle sinceramente, però veramente tante, ne abbiamo viste tante, ne vedremo tante, speriamo di vederne tante altre ovviamente. E noi te lo auguriamo, perché vuol dire che ovviamente l'azienda continua a esserci e a dare veramente degli ottimi risultati. È un'azienda seria. Molto seria, ci tiene tanto a tutto, a noi dipendenti, e quindi cioè l'azienda più è grande vuol dire perché c'è un motivo reale in tutto questo, quindi per me è una seconda famiglia. Grazie Cinzia. Di niente, grazie a voi. Adesso parliamo della mamma, della sposa, raggiante più che mai, oggi radiosa più della figlia, perché esprime la gioia e l'emozione di un evento particolare, che è quello della prima figlia che si sposa. Giusto, signora? Perfetto. Bene, signora, intanto lei come si chiama? Valeria. Signora Valeria, quindi leggo nei suoi occhi una grande gioia mista a una grande emozione per questo evento di sua figlia. Ci racconti un po' qualcosa di questi preparativi, di questa emozione che ha vissuto nel tempo prima di questa giornata? Non saprei nemmeno io, cioè i preparativi sono stati lunghi, come le diceva prima mia figlia, però con grande gioia abbiamo aspettato questo momento, cioè proprio con grande immensità, non so, cioè un po' stanchi pure, perché diciamo ancora non ce ne, cioè non mi rendo nemmeno conto, mi sembra, cioè come boh, non vi so dire nemmeno io. Le sembra un sogno ad occhi aperti. Sono felice di mia figlia, perché è una grande figlia. Allora le faccio una domanda, perché è una cosa che ci ha raccontato sua figlia, un particolare. Sì, dell'ombrellone. Ci ha detto che lei è stata un po' il cupido della situazione. È vero, sì. Diciamo che il loro incontro è nato proprio con il numero che gli diceva mia figlia dell'ombrellone, che lei poi non voleva prendere. Io ho insistito che prendessero quell'ombrellone, e da là è nato il loro amore con Antonio, e si sono conosciuti diciamo da là, e sono arrivati a questo giorno, al grande giorno. Quindi lei ha messo la mano nei cuori, nel senso ha fatto da cupido della situazione involontaria. Sì, ho fatto da cupido, e adesso, ma sono felicissima di questo, non ho rimpianti e non so proprio cosa dire. Signora, le faccio una battuta simpatica, ecco, da suocera parliamo dei generi, c'è sempre questo battibecco suocera-genero, lei ci parli del suo futuro genero. Allora, del mio futuro genero parlo che è una persona meravigliosa, una persona diciamo come me, semplice, una persona a portata di mano, un ragazzo molto educato, mi trovo abbastanza bene, questi anni passati insieme pure con me sono stati anni bellissimi, non mi posso lamentare, è un genere che penso che tutti vorrebbero averlo, però solo che nel futuro mi faranno nonna, che un altro evento che sto proprio aspettando, proprio perché è una cosa, proprio amo i bambini, quindi non ho parole proprio. Si dice anche che i nipotini si vogliono più bene dei figli.
secondo me ancora questo, a me diventare nonna mi auguro presto, diciamo, però io penso che è così, perché dicono che veramente i nipotini sono più amati dei figli. Io non vedo l'ora proprio, perché sono proprio un'appassionata proprio dei piccolini, sono, amo proprio i bambini. Speriamo solo che arrivino presto. Presto, magari un anno, magari si riposano, giusto il tempo, diciamo, di scaricare pure tutta questa tensione che abbiamo avuto, perché è stata una tensione abbastanza, cioè siamo un po' tesi oggi proprio, infatti. Adesso non facciamo altro noi che augurarle una bellissima giornata da vivere intensamente, nella massima spensieratezza, perché naturalmente tutto andrà sicuramente per il verso giusto. Auguriamo a lei e a sua figlia, a suo genero e a tutti naturalmente tanta felicità. Sappia che le nostre telecamere continueranno a seguirvi per tutta la storia che oggi racconteremo ai nostri amici di questo meraviglioso matrimonio. Ok, vi ringrazio tantissimo. Grazie a lei. Pensiamo che certi sapori andrebbero portati ovunque manchino. La strategia del caseificio Il Granatore è rigorosa. Siamo degli artigiani, a noi non interessano i grandi numeri. Noi puntiamo alla ricerca del latte di bufala e al piacere della qualità. La nostra è una mozzarella per le famiglie. Caseificio Il Granatore. Sentirai che gusto! A Palmi, a 200 metri dallo svincolo dell'A3. Info e prenotazioni allo 0966 260 001. Oggi rivive l'antica e nobile arte del ferro battuto. Come un tempo, Palermo crea pezzi unici ed esclusivi. Da 30 anni maestri artigiani forgiano il ferro con arte e passione, realizzando i desideri dei nostri clienti. Cancelli, recinzioni, ringhiere, complementi d'arredo e tanto altro. Regala al tuo ambiente un oggetto unico, moderno, funzionale. Palermo. Creazioni in ferro battuto. Un'emozione. Senza tempo. A Francavilla Angitola. Tutte le info e nostre creazioni su www.palermoferrobattuto.it. Per la tua casa, scegli MG2 Mobili. Tutto quello che ti serve per arredare la tua casa con stile ed eleganza. Trovi mobili in vero legno massello intarsiati in foglia oro realizzati a mano da abili artigiani, complementi d'arredo, quadri, specchiere, lampadari, oggettistica e altro utile per il tuo arredamento, con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Puoi acquistare direttamente dal catalogo online www.mg2mobili.com. Possibilità di finanziamenti con tassi agevolati. MG2 Mobili è anche in grosso. Si trova a Gioia Tauro, Reggio Calabria, in via Nazionale 111, numero 247, di fronte a Autolinee Lirosi. Telefono 0966 1903 236 e 339 37 35 775. Sito web www.mg2mobili.com. MG2 Mobili. Armonia ed eleganza nel tempo. Dulcis in fundo abbiamo lasciato il papà della sposa. Perché dico dulcis in fundo? Perché parliamo con chi di cucina se ne intende. Parliamo con Luciano Sor Giovanni, che oltre a essere il papà della sposa di cui oggi raccontiamo ovviamente il matrimonio, è anche un emerito chef che naturalmente porta il fiore all'occhiello nella categoria e naturalmente valorizza quella che è la struttura che oggi ospiterà la sposa, ossia Caperosperone Resort. È stata un'improvvisata, questo non me lo aspettavo, sono emozionatissimo e niente, che devo dire, una giornata bellissima, non vedevo l'ora che veniva questa giornata in cui mia figlia si sposerà dove io sto lavorando, sto prestando lavoro in questa struttura bellissima. Spero che tutto andrà bene e oggi non cucino io, però ho una buona squadra che penso che ci soddisferà. Diciamo, è un po' il colmo
portare la figlia a sposarsi nella struttura dove tu lavori e non poter cucinare proprio quel giorno per la propria figlia. Però ho dato una buona linea, un buon insegnamento, penso che come quando io non ci sono è come se ci fosse. Spero che così, ho dato questa linea, questa immagine. Sicuramente, anche perché se parliamo di Capo Sperone Resort sappiamo benissimo che è una struttura all'altezza della situazione nella quale tu lavori e sicuramente conoscerai molto bene lo staff a cui hai affidato l'evento di quest'oggi. Giusto, giusto, quindi io sono tranquillo a livello del quanto riguarda la cena, eppure tutto insieme, non è che solo la cena è quella, che sono tranquillissimo. Noi conosciamo la tua cucina perché quando con lo staff di Tutto Tanto veniamo ovviamente con la Graziano Tomarchio Management a Capo Sperone e c'è la tua mano, la riconosciamo immediatamente, per cui siamo abituati a una buona cucina che sicuramente quest'oggi ritroveremo nell'evento. Voi siete dei due che siete golosi degli spaghetti che vi preparo ogni volta che venite, però stasera quelli spaghetti no, perché non li preparo io, quindi li mandiamo un'altra serata che poi separatamente ci incontriamo. Fare pure il programma nella radio. Sarà il piacere di ritrovarci insieme dopo questo momento di alta tensione, come lo definisco io, perché i genitori hanno un'attenzione maggiore di quella ovviamente dei futuri sposi. Che vuoi, non è un'esperienza perché è la prima che io oggi si sposa, quindi è ovvio che alcune cose non le so, i tempi sono cambiati, quando sono stato io si usava di un modo, ora si usa di un altro, quindi però mi adeguo, mi chiedo, domando, si fa così. Luciano, io ti voglio fare un'altra sola domanda, poi naturalmente con le nostre telecamere vi seguiremo per tutto l'evento che racconteremo ai nostri amici di Tutto Tanto attraverso le telecamere della Tomarchio Management e naturalmente attraverso gli amici che ci seguiranno su Telespazio TV. E sappiamo che di norma il papà è molto legato verso la figlia femmina. Qual è il distacco che stai avvertendo quest'oggi, naturalmente, perché da domani sappiamo che tua figlia ovviamente vivrà nella casa con il proprio marito, quindi questo distacco da papà come lo vivi? Io diciamo che non si può dire, cioè quello che si prova non riesco a dirlo, va. Spero tutto bene, gli auguro una buona fortuna. Però anche se non l'hai detto a parole lo si legge con i tuoi occhi perché l'emozione è tanta e quindi capiamo che l'emozione del distacco è compensato anche dalla gioia di vedere ovviamente realizzato il sogno di una figlia. Mi hai toccato sul cuore, guarda. Non ho niente da dirti. Luciano, è stato un piacere, ci rivediamo dopo. Grazie. Stiamo imparando a conoscere un po' tutta la famiglia della sposa, naturalmente la mamma, il papà, un po' tutti, adesso abbiamo anche il fratello della sposa che si chiama Cosimo, sì, giusto? Sì, sì, sì. Allora Cosimo, parliamo di questo evento, tu come l'hai vissuto all'interno della famiglia, questa preparazione, questo evento? Allora, diciamo che all'interno della famiglia ero quello più criticato perché dicevano che non prendo le cose con la giusta importanza, mi vedevano rilassato, magari che dormivo, però non è vero perché comunque condividere 21 anni con la sorella dentro casa e comunque ritrovarsi da un giorno all'altro, comunque ad un, non un distacco perché alla fine abitiamo anche vicini, però a una presenza che si allontana quando per 21 anni siamo stati nella stessa casa, addirittura nella stessa stanza, quindi è... Cioè, a descriverlo è emozionante. Attraverso questo matrimonio avrai imparato un po' la lezione, un domani di prepararti anche tu a un eventuale matrimonio. Tu sei fidanzato, sei single, parlaci di te. Sì, sì, sono fidanzato. Diciamo che qualche volta ci penso a come potrebbe essere l'idea di un matrimonio, ai preparativi. Diciamo che questo con mia sorella è stato un esame abbastanza approfondito di quelli che sono i preparativi di un matrimonio, quello che è lo stress che si accumula dentro casa. Sì, sono fidanzato, spero comunque che questo rapporto possa continuare anche noi per proseguire come mia sorella un sogno che è quello del matrimonio. E la mia ragazza è qua, ve la presento. Ti chiami? Marta. Marta, da quanto tempo conosci questo campione? Già da 2 anni penso, sì, sì, da 2 anni. Quindi non ci ascolta nessuno, facciamo qualche critica di questo giovanotto che ti sta al fianco? No, io non posso fare le critiche perché è un ragazzo meraviglioso, quindi critiche non ci sono.
Quindi critiche non ce ne stanno, quindi va bene. Quindi vedi, abbiamo, hai già un punto a tuo favore. Ripetiamo la stessa cosa per te. Se dovessi fare una critica, facendo finta che lei non ci ascoltasse, qual è un lato che contesti? No, diciamo che nel contesto comunque è una ragazza splendida, non ho nulla a cui criticare, perché comunque è una ragazza che ci troviamo abbastanza bene, abbiamo due caratteri molto simili, quindi non ho nulla a cui potrei lamentarmi. Sai, noi facciamo sempre la parte del diavoletto perché ci piace stuzzicare un attimino le coppie. Comunque, voi quando pensate di convolare a nozze? Non lo so, tra... Sicuramente se fosse per lei anche da domani. Sì, questo è vero, ma pensiamo almeno un 4 anni che è giusto che passino, perché ora dobbiamo sbollentare un attimino questo di mia sorella e poi piano piano ci organizzeremo. Penso che 4 anni è la data giusta. Abbiamo anche il fotografo qua della sposa quest'oggi. Come ti chiami? Pasquale Minniti. Pasquale, quindi hai già ripreso lo sposo, hai già catturato la bellezza della sposa. Una tua impressione su questo matrimonio? Guarda, penso che sia un matrimonio stupendo. Poi avete modo di vedere la sposa che è stupenda, quindi penso che oggi ci divertiremo sia noi che loro. Qualche curiosità mentre effettuavi le riprese, le foto, qualche curiosità che è scaturita in questa giornata, qualche parentesi particolare che hai catturato? Diciamo che noi abbiamo avuto il piacere di lavorare già in anteprima con loro, quindi sono una bellissima coppia, stanno molto bene in sintonia, poi comunque hanno dei bei sorrisi, quindi la cosa più bella è il sorriso, quindi non c'è cosa, l'accessorio più bello della sposa in questo caso. Quindi la solarità, la bellezza della sposa abbinata, diciamo, allo sposo quest'oggi sicuramente renderà tutto molto più bello. Sì, nonostante il tempo comunque non siano i migliori, però penso che sia proprio tutto un po' magico. Ma il sole lo porterà il sorriso della sposa sicuramente, ovviamente poi lo cattureremo attraverso le nostre telecamere, le vostre e, le e i tuoi scatti. Sicuramente. Grazie. Grazie a voi. Questo è il momento più atteso da amici e parenti, perché adesso la radiosa sposa si appresta a uscire ovviamente dal portone di casa, sarà accolta da amici e parenti che naturalmente faranno un applauso immenso a questa radiosa sposa che quest'oggi ovviamente si appresta a coronare
un grande sogno. Noi di Tutto Tanto siamo qui quest'oggi per raccontarvi questo momento che sicuramente coronerà un momento importante della tradizione calabrese con questo evento che è uno dei, dei nostri matrimoni che quest'oggi seguiremo attentamente attraverso le telecamere della Tomarchio Management con Di Tutto Tanto. Quindi un applauso agli sposi, che, alla sposa soprattutto, che in questo momento si appresta a uscire. Facciamo un applauso alla sposa! Ovviamente la persona più emozionata è il papà, che si appresta ad accompagnare la sposa in macchina. Un momento emozionante, quello dell'arrivo della sposa in chiesa, qualche minuto di ritardo, ma d'altronde le spose sono abituate a farsi attendere, la bellezza, la solarità della nostra sposa di oggi, accompagnata dal papà Luciano. Naturalmente un momento bello, significativo, importante ed emozionante. Questi sono i momenti più belli, dove amici e parenti sono pronti qui davanti alla chiesa ad accogliere gli sposi. Naturalmente tra qualche minuto all'ingresso, naturalmente stiamo accogliendo lo sposo, siamo in chiesa, ci facciamo il segno della croce e naturalmente lo sposo. Sei emozionato, Antonio? Abbastanza. La tua sposa è già fuori, lo sai? Lo sto aspettando. Da quant'è che aspetti? Dalle 4. Dalle 4, quindi in largo anticipo la sposa si fa sempre attendere, è tradizione che la sposa si faccia attendere. Ti comunichiamo che è solare più che mai, radiosa ed elegante. Quindi adesso tocca a te fare il tutto e coronare questo sogno che porti da tanti anni dietro. Grazie. Oh,
Siamo all'esterno della chiesa e mentre gli sposi ovviamente vanno a convolare a nozze, qui vediamo ovviamente gli amici di Caposperone che stanno allestendo ovviamente un primo rinfresco per dare il benvenuto agli sposi in struttura. Stiamo preparando un rinfresco davanti alla chiesa sia per tutte le persone che sono invitate al ricevimento sia per quelle che faranno solo la partecipazione. Caposperone giustamente pensa pure a queste persone, no? Quindi pensiamo a tutto, da quando la sposa esce di casa con il nostro autista al giorno dopo che farà colazione sulla nostra terrazza, siamo sempre presenti. Quindi una presenza costante, come dicevi tu prima, anche per coloro i quali non saranno poi presenti in sala, ma che condivideranno con gli sposi questo momento particolare. Certo, anche per tutte le persone che saranno fuori ad aspettare i nostri sposi, offriremo questo rinfresco per tutti quanti. Ione e Antonio, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceve il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al Ministro della Chiesa e davanti alla comunità. That you settled down, that you found a girl and you're married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from her E mentre partono gli auguri che celebrano ovviamente il matrimonio tra Iole e Antonio, noi siamo qui con un nostro amico che ci ha aiutato anche nelle riprese e nelle fotografie. Come ti è parso questo matrimonio? Emozionante, sono stati proprio belli e davvero emozionanti. Sono un bel matrimonio, speciale diciamo. Anche la chiesa si prestava nella sua antichità. Sì, sì, è molto suggestivo questo borgo e devo dire che fa da contesto un bel matrimonio comunque. Quindi anche le foto subiranno diciamo, un bello effetto con la coreografia degli sposi e dell'ambiente in cui si è celebrato questo matrimonio. Sì, adesso insieme a loro faremo un po' un giro sia qui nel borgo e sicuramente nelle spiagge di Siderno perché sono molto molto belle. Ti è piaciuto questo matrimonio? Sì, sì, tanto atteso e ce lo siamo veramente gustato, goduto perché... Non so, sarà che è la mia migliore amica, ci conosciamo da più di 10 anni, quindi bellissimo, veramente sentito. Lo hai vissuto intensamente. Sì, 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 io ho vissuto proprio la storia dagli inizi, quindi ora non poteva che culminare in questa festa meravigliosa. Quindi sono contentissima e gli auguro tutta la felicità di questo mondo, veramente. Un momento magico, un momento della tua vita che è un sogno che dura tutta una vita. L'emozione di prima, l'emozione a passo compiuto. Ancora adesso è un po' meno, emozionato sono sempre, però è passato un po' di... Un po' di tensione l'abbiamo smaltita. Sì. Contento? Contentissimo. Lo rifaresti? Lo rifarò se tornarci indietro. Sì, certo. Allora, l'emozione di questo importante passo, ti abbiamo visto prima con tanta tensione adesso ti vediamo radiosa più del sole, naturalmente con un'emozione in più che brilla nei tuoi occhi. Rilassata, adesso mi sento meglio, ora possiamo fare un bel respiro, ci incamminiamo tutti, ci facciamo le foto se ce lo permettono e basta. E naturalmente concluderemo il bello in sala. Sì, 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 ma più o meno tra un paio d'ore. Sì.
Quando il mio sguardo si perde all'orizzonte, vedo tutto ciò che desidero. Vedo un mare di un colore così intenso da sembrare un dipinto. Una struttura ricettiva, circondata da rigogliosa macchia mediterranea, con camere dotate di tutti i comfort. Il ristorante con menù alla carta a base di pesce è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Le sale ampie e la piscina panoramica ne fanno il luogo ideale per qualsiasi evento. Capo Sperone Resort, goditi il paradiso. Siamo a Palmi, in contrada Malopasso 106. Per info 0966 47 97 53 o www.caposperone.com. Starting. You got me tingling, come to me mingling, stepping off looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby. When you talk, I believe it, baby. I like Tre Store e componenti elettronici di Borgese & Company. In via Nazionale 111 al numero 205, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Concessionaria Melchioni Megastore. I cantieri nautici Costa Viola sono da sempre sinonimo di originalità e qualità, grazie alla particolare metodologia di lavorazione. La qualità dei materiali impiegati e la cura nel dettaglio dell'assemblaggio rendono le imbarcazioni altamente competitive e consentono una navigazione veloce e sicura. Cantieri nautici Costa Viola, contrada Cisterna, Palmi, Reggio Calabria, 0966 479160, concessionaria Honda. Il tuo giorno. Temptations Gallery, l'atelier che ti propone una vasta collezione sposa. Oltre 1000 abiti selezionati delle griff più prestigiose. Affidati ad uno staff di professionisti. Realizzerai il tuo sogno al prezzo che desideri. Anche lo sposo sceglie Temptations Gallery, con una vastissima selezione di abiti firmati Carlo Pignatelli. Temptations Gallery, un sogno lungo un giorno, da ricordare tutta la vita. Strada statale 18, chilometro 485, Palmi. Info e appuntamenti 0966 21 529. Gli sposi hanno concluso la funzione in chiesa, adesso mentre scendono le scale, al di là della chiesa, nel piazzale antistante, ci sarà un rinfresco che condivideranno insieme ad amici e parenti, il primo rinfresco organizzato dalla struttura di Capo Sperone, che quindi darà la possibilità a tutti di stare insieme qualche minuto. Poi naturalmente gli sposi andranno via per fare le foto di rito, poi ci ritroveremo direttamente in sala. Adesso per coronare ovviamente tutta la cerimonia c'è anche la macchina degli sposi, ovviamente noi abbiamo qui anche lo chauffeur che oggi naturalmente guiderà gli sposi con una bellissima macchina d'epoca. Sì, ho una Jaguar del 1965, un MK2 tutta restaurata, e in ottime condizioni, è usata solo per questi eventi. Yeah.
Siamo arrivati finalmente alla struttura di Capo Sperone. Mentre gli sposi prendono posto e naturalmente si accingono ad andare in sala, noi abbiamo qui il nostro direttore di Capo Sperone, il dottor Giuseppe Di Francia. E allora parliamo un attimo, dottor Di Francia, di questa meravigliosa struttura, dell'accoglienza che riserverà agli sposi ovviamente in questa serata e non solo. Allora, intanto buonasera a tutti, benvenuti presso la nostra struttura, il Capo Sperone Resort di Palmi. Noi siamo appunto una struttura turistico-ricettiva che si occupa di eventi di una certa importanza, quali quello di oggi, cioè il giorno più bello della loro vita, quindi il giorno del matrimonio. Quindi noi, io in prima persona e tutto il mio staff con le dovute professionalità, si occupa di tutti i momenti. Come avete visto, da quando la sposa esce da casa, che viene attesa dalla nostra macchina, a quello che è il rinfresco fuori dalla chiesa, a tutta la parte wedding planner sviluppata presso la nostra struttura. Quindi noi curiamo un evento a 360 gradi. Questo perché? Perché dobbiamo garantire la riuscita del giorno più bello della loro vita. Diciamo pure che il papà della sposa è il capo chef della stessa struttura dove questa sera si svolge il matrimonio, il ricevimento. E allora, caro Luciano Sorgiovanni, la tua supervisione, nonostante questa sera non sei dietro i fornelli, c'è sempre, perché l'occhio del maestro c'è sempre nel supervisionare che la serata vada tranquillamente per il verso giusto, come programmato insieme. Parliamo un po' di quello che è il menù di questa sera. Il menù è molto vario, nel menù abbiamo dall'aperitivo, antipasti insieme, più abbiamo due portate di primi, uno è uno tartufo, risotto a tartufo, bianco e champagne, poi seguo l'altro primo, un medaglione di dentici, questo è un ripieno che ho scoperto io, che l'ho fatto io da pochi mesi, con una concassè di astici e una filangia di zucchine. Proseguiamo più avanti, andiamo con un pirottino di dentice o cernia, possiamo dire, ai pistacchi con del gamberone imperiale in graticola. Con di laterale abbiamo fatto dei mini bauletti di pesce spada, perché qua la nostra zona promette il pesce spada, quindi è meglio di approfittare. Accanto gli mettiamo due verdurine al vapore. E poi si chiude la cena e si andrà al buffet frutta e dolci, che si accompagnerà fino alle mattinate. Questo è il momento più bello della serata, perché naturalmente gli sposi stanno facendo ufficialmente l'ingresso nella sala. Adesso un giro per la sala da parte degli sposi, un saluto a tutti i partecipanti e naturalmente un applauso accolto veramente in maniera calorosa gli sposi. A loro adesso l'onore di sedere al tavolo presidenziale. Poteva mancare questa sera in questo evento anche il deus ex machina di Capo Sperone, il signor Di Francia, il papà del dottor Giuseppe Di Francia, quindi la mente creativa della struttura. Quindi, non esageriamo. Diciamo che non esageriamo. Ha contribuito molto lei alla creazione della struttura, no? Diciamo che ciascuno deve fare il suo.
lei ha fatto tanto. E noi abbiamo fatto il nostro. E lei ha fatto veramente tanto, perché è riuscito, ovviamente con la collaborazione di suo figlio, della struttura, di, diciamo, della famiglia, di tutti quelli che le stanno intorno, a realizzare quello che oggi le nostre telecamere inquadrano, quindi una meravigliosa struttura che qui ovviamente è uno dei fiori all'occhiello della Calabria. Diciamo che siamo felici di quello che c'è, di quello che siamo riusciti a fare e di quello che speriamo di poter fare ancora, sempre meglio. Ma perché vediamo sempre, ogni volta che ci si viene con le nostre telecamere, notiamo sempre un'evoluzione in più. Ma diciamo che il punto vincente è questo, riuscire a cambiare e cambiare in meglio. Come ti è sembrata la serata? Perfetto, tutto il mio gradimento. Questa è la prima volta che vengo, complimenti, è bello. Un po'... Quindi non conoscevi Caposperone? No, nelle riviste l'ho visto qualche volta, però è bello, un bel posto. Hai mangiato bene? Perfetto, tutto bene. Quindi tutto bene, possiamo fare i complimenti agli sposi? Certo, certo. Grazie. Signora, possiamo chiedere un'impressione della serata? Perfetta, ottimo, tutto bello. Mangiato bene? Sì, bene. Conosceva la struttura? C'era stata altre volte? No. Lei del posto? Sì, siamo non della piana, della fascia ionica. Quindi si è divertita questa sera? Senz'altro. E lei? Pure. Mangiato bellissimo. Bene? Ottimo, ottimo. Bellissimo. Possiamo fare i complimenti allo staff? Assolutamente sì, 10 e lode. Bene, ci siamo divertiti allora. Sì, 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 bellissima serata. Grazie. Prego. Siamo arrivati alla conclusione di una splendida serata vissuta intensamente qui a Caposperone Resort, un servizio impeccabile che non poteva mancare data la struttura. Gli sposi hanno vissuto un sogno davvero indimenticabile, come l'abbiamo vissuto noi che abbiamo partecipato alla serata. Naturalmente l'ultima battuta di questa sera è quella che noi adesso vedremo con le nostre telecamere inquadrando i tavoli. Parliamo di gelati, parliamo di tante torte, parliamo di tanti dolci, e quindi con questa atmosfera dolce più che mai, noi adesso chiudiamo la nostra trasmissione con il dottor Di Francia. Ebbene sì, siamo arrivati al dunque, siamo arrivati quindi agli ultimi momenti del matrimonio, quindi di questa giornata meravigliosa e indimenticabile. E quale cosa migliore di chiuderla con una buona brioche col gelato, uno appunto dei nostri gelati con le brioche realizzate dai nostri pasticceri. E naturalmente, come vedete, tutta la pasticceria qua esposta è di nostra produzione, quindi garantiamo anche in questo caso il 100% della qualità del prodotto. Quindi un buon appetito, no? Perché abbiamo già mangiato. Una buona degustazione, una dolce degustazione. Esatto, una dolce degustazione. E ci sentiamo alla prossima. Grazie. Vuoi ospitare le nostre telecamere? Contatta Graziano Tomarchio @gmail.com.